Ciao a tutti, sono Simone Moro. Buongiorno, sono Paolo Cognetti. Ci sono anche il vincitore del premio Strega Paolo Cognetti e l'alpinista Simone Moro a supporto dell'assistenza sanitaria alle persone fragili delle comunità montane che non riescono a spostarsi nei centri ospedalieri per paura del contagio da Covid-19. Testimonial d'eccezione che si sono prestati per sostenere l'iniziativa Sentiero Italia CAI della Solidarietà, promossa dal Club Alpino Italiano, che con un investimento di 500.000 euro donerà 51 autovetture ad ANPAS per l'assistenza domiciliare ad anziani, malati e disabili che vivono nelle zone remote di montagna e collina, spesso difficili da raggiungere e lontane dagli ospedali. Le auto, tutte Fiat Panda, saranno equipaggiate ad hoc con l'attrezzatura sanitaria necessaria e distribuite in tutta Italia nei prossimi giorni. Un'azione di solidarietà a sostegno della popolazione fragile che ha difficoltà a ricevere le cure necessarie in un'Italia ferma a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Quando abbiamo saputo che quel che serviva erano gli automezzi con i quali i volontari avrebbero dovuto raggiungere le località montane per assicurare assistenza domiciliare ad anziani, a disabili, a malati, abbiamo ritenuto che quella fosse la soluzione da adottare. Ecco perché abbiamo acquistato delle autovetture che saranno messe a disposizione di tutte le regioni. Nelle più estese territorialmente ci sarà qualche auto in più, ma in tutte le regioni. Così, continuando nel sentiero Italia CAI, che non potendo essere oggi del cammino, sarà il sentiero Italia CAI della solidarietà. Queste autovetture ci serviranno per svolgere dei servizi per i territori montani, per le comunità dei territori montani, per le comunità magari meno facilmente raggiungibili dal servizio sanitario pubblico, con servizi di vicinanza, aiuto per la spesa, per l'assistenza domiciliare, per le visite mediche. Club Alpino Italiano e ANPAS hanno una vicinanza nella mission, nello spirito, quella di essere cittadini, cittadini attivi che amano la propria comunità, il proprio territorio, le nostre montagne, distanti ma uniti, ma vicini. Grazie Club Alpino Italiano. Ricordatevi della montagna in questa emergenza e nell'immaginare come vivremo dopo. Abbiamo paesi pieni di anziani, abbiamo gli ospedali lontani, da me l'ospedale più vicino è a circa 50 km. Un unico medico di base che copre diversi paesi e comuni. C'è bisogno di assistenza, c'è bisogno di raggiungere le persone a casa e c'è bisogno di immaginarlo in fretta. E anch'io volevo unirmi e congratularmi all'iniziativa del Club Alpino Italiano, che ha deciso in questo momento difficile di acquistare 50 autovetture Fiat Panda da consegnare all'ANPAS per l'assistenza domiciliare. Una gran bella idea. Bravi! Proviamo a ridare vita ai territori, alle aree montane che non sono certo il margine, ma anche grazie a queste iniziative sono fulcro e centro di nuove politiche territoriali. Questo è il momento della solidarietà e tutti, singoli, associazioni, enti, imprese, siamo chiamati a dare il nostro contributo perché il nostro paese possa al più presto ricominciare a vivere.